saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la regina dei rally Lancia Stratos HF Livrea Alitalia in scala 1 a 8 edizione Centauria uscita numero 44, la macchina numero 10 del grandissimo pilota Sandro Munari e il suo navigatore Silvio Maiga. Andiamo subito a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. La seconda di copertina con i numeri utili e i servizi. Questo è quello che riceviamo in questa uscita. Il telecomando, ragazzi, bellissimo. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano e contribuiscono a dare vita al mio canale, grazie con tutto il mio cuore. E per quelli invece che ancora non si sono iscritti, ma che hanno piacere di farlo, iscrivetevi ragazzi, attivate la campanella, così sarete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist, dove potrete trovare altri modelli e non solo di auto. Infine, se ci fosse qualcuno che avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti pure privatamente. Grazie. E questo, tornando al fascicolo, è il risultato finale. Un montaggio molto semplice, ma importante, perché sarà quello che poi, grazie agli infrarossi, ci permetterà di divertirci con gli effetti sonori, luminosi, bellissimi. Queste sono le uniche due mezze pagine di copertina dedicate a questa grande icona automobilistica. Peccato perché, come ho detto più volte e dirò più volte, scusatemi, sto cercando di mettere a fuoco l'immagine, potevano dedicare qualcosa in più a questa leggenda. Ecco qui. Adesso andiamo a vedere quello che troviamo e poi, prima di salutarci, farò una rappresentazione di tutto quello che ho montato fino a questo numero, il 44. Quindi restate con me. Vi servirà una batteria CR2032 da 3V che non è compresa, perché sapete che non si possono spedire le batterie per posta nelle collezioni. Allora, abbiamo il pannello posteriore e anteriore del telecomando, è tutto in plastica, ma non ci sono problemi. Questo è l'alloggiamento della batteria. Non toccate la scheda con le dita, ovviamente mi riferisco a questa parte qui. È sempre meglio non farlo, così come anche vi sconsiglio di toccarla qua sotto. L'elettronica, io sinceramente non ci capisco, ma veramente nulla. Guardate che particella piccola che abbiamo. Vorrei potervi dire anche come si chiama. Questo è un integrato, credo. Ma guardate che roba. Ero curioso di leggere così il numero che c'era impresso sopra. Ah, sono al contrario. Mi sono anche accorto, grazie a questo ingrandimento, che era al contrario. Eccolo lì. 16.000 MHz. È possibile o chi se ne intende di elettronica mi dice: Michele, hai detto una stupidaggine. Per me è arabo, ragazzi. Arabo completamente. Però ero curioso. Ecco qua.
Quindi abbiamo 15 funzioni. È possibile? Ma non lo so. Vabbè, procediamo. Prendiamo questo e lo andiamo a inserire così. Aspettate che prima di darvi informazioni voglio essere certo che siano corrette. Ok. Quindi così, ecco. Adesso vi faccio vedere. Ma non so se è solo il mio che è tagliato così storto o è anche il vostro. Me lo fate sapere nei commenti, per cortesia. Ma non credo che il vostro sia tagliato così. Guardate che taglio orribile che mi hanno fatto. Madonna, ragazzi, ma perché? Sono d'accordo, magari non si vede, però insomma, almeno un lembo qui potevano lasciarmelo. Va bene. Andiamo a metterlo così. Adesso mi giro e vi faccio vedere come l'ho inserito perché non voglio toccarlo lì. Guardate, così. Ecco. Ok? Così è inserito correttamente. Poi semplicemente questo. E qui non vi potete sbagliare assolutamente. Ecco. Facciamo andare nel suo alloggiamento. Poi prendiamo l'altro pezzo. Ovviamente la parte qua scavata ci va la batteria, la mettiamo così. Allora, adesso attenzione a inserirlo perché devo capire qual è il punto da mettere prima. Ecco, guardate, non vi sbagliate. Qui abbiamo queste unghie, vedete? Eccole qui. Abbiamo queste unghie qui, una e due, che vanno inserite prima qui. Vedete? Una e due. Quindi prendiamo questo, lo facciamo calzare davanti così. Voi aspettate che monto prima io, che se poi ho fatto una cosa sbagliata, almeno sbaglio io da solo. No, è giusto. Eccolo qua. Perfetto. Eccolo qua. Poi prendiamo una batteria. Ah, già che qui fanno bene. Mettono la sicurezza per i bambini. Fanno molto bene, bravi. Se non adoperate un taglierino o una forbice, diventate vecchi prima di toglierla. Ed è giusto che sia così. Vedete, abbiamo un'altra pellicola sotto. Ok. A questo punto prendiamo l'alloggiamento della batteria, così.
Non vi potete sbagliare, ma sappiate che il più è la parte scritta. C'è anche il segno, vedete? Qua vi fa vedere che il più è qua. Ok? Quindi inseriamo semplicemente così. Voilà. E poi andiamo a metterlo all'interno in questa maniera. Aspettate, perché questo va al contrario, secondo me. Non sto guardando le foto. Va messo così, eccolo. Vieni a vedere. Sì, ma questo può solo andare così all'interno. Quando arrivate qui dovete premere questa linguetta e poi spingere, vedete? Per estrarre, ovviamente, la cosa inversa. Fate così, piegate questa e spingete in fuori. Aspettate, perché. Allora, ce la faccio forse anche così, vediamo. Vi faccio vedere poi per toglierla, eh. Tirate qui e nello stesso tempo premete questa e lei dovrebbe uscire. O vi rompete l'unghia o lei esce. Aspettate. Questo è l'unico metodo, comunque, ragazzi, non ce n'è un altro. Eccolo qua, è solo molto duro. Ecco, vedete, quando arrivate qui non cercate di premere, perché rompete quel perno piccolino, questo, vedete, lo danneggiate. Non dovete premere, arrivate lì in battuta, vi fermate, fate così e premete. Bene, io trovo che sia, nella sua semplicità, molto carino. Abbiamo la chiave, la tromba, l'accensione, i fari secondari, l'acceleratore, vedete che c'è la scarpa che preme, bellissimo, è proprio bello. Adesso, prima di salutarci, prendo quello che abbiamo montato fino a questo numero, il 44, e poi ci salutiamo. Fatemi sapere se quel pezzo di gomma che vi ho fatto vedere a voi è stato tagliato bene o è una cosa che hanno riservato a tutti. Grazie. Ecco qua. Sicuramente lo sentirete anche voi, c'è il mio vicino che ha scelto il momento più propizio per passare l'aspirapolvere. Non fateci caso, ragazzi, è semplicemente caduto rovinosamente il cavalletto con tutto il telefonino sopra, perché io ho un anello luminoso che ha, essendo molto basso, necessariamente una base con tre piedini molto allargata, che mi occupa mezzo cubo box. Quindi appena io mi sposto, mi capita sovente, purtroppo, che lo urto e lui cade. Ma chi mi segue quasi quasi mi scrive: Michele, quando è che fai cadere il telefonino? Ecco qui, ragazzi, guardate il nostro telecomando. Il nostro musetto meraviglioso, bellissimo.
gruppo fari secondari. Tutti i LED all'interno. Copertura, gruppo fari secondari. Il volante in metallo verniciato. E poi infine andiamo a dare un'occhiata al motore. Guardate come ho messo, vabbè, non ci sono problemi, che se sono appoggiato, anzi in realtà nella macchina vera, quando io andavo in Valle d'Aosta, perché prima abitavo lì, in via Voison c'era ferrato, e c'è ancora, che preparava le Lancia Stratos nel 71, 72. Adesso sono passati tanti di quegli anni. E lui metteva così, appoggiato alla parete, la copertura anteriore dell'auto. Bellissimo. Così. Adesso io la metto così perché diversamente non mi sta. Bene ragazzi, il motore non ve l'ho fatto vedere, io mi metto a parlare di tutte le cose e mi dimentico di quello che vi prometto. Ecco qua. Guardate che bella la cinghia che tiene la batteria fissa. Bella, bella, bella. La vaschetta espansione. Alternatore, ammortizzatori funzionanti, sterzo, guardate che meraviglia dopo la modifica, meraviglioso. Mi piace far vedere il particolare. I video vengono più lunghi, però dai ragazzi, guardate. Qui aspetteremo la ruota di scorta. Attendiamo la quinta ruota. Ok, grazie a tutti del vostro tempo. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale di Michele, di attivare la campanella e date un'occhiata alla playlist. Un abbraccio a voi. E un saluto a tutti i vostri cari più cari. Ecco qui la new entry. Ciao ragazzi.